Audio Jungle. Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con WISP Sport per Tutti. Una volta Sport per Tutti estate nei nostri appuntamenti estivi, ora siamo entrati ufficialmente in autunno, ma noi andiamo avanti per conoscere il mondo della WISP, Abruzzo e Molise, le varie discipline sportive, i settori sportivi della WISP. E questa sera parliamo di uno sport particolare, bello, affascinante, spettacolare. Lo facciamo con Paolo Cipolla, che è responsabile del settore parkour della WISP Abruzzo e Molise. Ciao Paolo, buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera Paolo, grazie a voi dell'invito e buonasera anche a tutti i telespettatori. Oggi approfondiamo un po' il parkour. Sì, io sono già stato ospite, magari qualcuno ha già avuto modo di avere insomma qualche informazione. Sì, allora la prima domanda è d'obbligo, perché molti conoscono il parkour ma non tutti. Vogliamo spiegare che cos'è questa disciplina sportiva, cosa fate, insomma, e cosa occorre per praticarla? Assolutamente. Allora, innanzitutto non è quello che si pensa, quindi non è uno sport estremo, perché con molti servizi girati in TV oppure video che circolano su internet si è portati a pensare che si tratta di uno sport estremo in cui si salta dai tetti. Assolutamente non è questo. Io pratico questa disciplina da circa 12 anni e la insegno da 10 anni a bambini, ragazzi, adulti, a persone di tutte le età. Principalmente quello che si fa è guardare la città con un altro punto di vista, quindi si utilizza la città come una sorta di palestra, ci si allena quindi utilizzando muretti, ringhiere, luoghi pubblici per sperimentare delle tecniche di movimento, creare percorsi. È molto semplice, si corre, si salta, ci si arrampica, si rotola, insomma si fa tutto quello che si riesce a fare con il proprio corpo utilizzando quello che la città offre. Ovviamente l'attività può essere fatta anche in palestra. Noi abbiamo diversi corsi su Pescara e Lanciano. In Abruzzo al momento non ci sono altre associazioni o società affiliate alla WISP che praticano questa attività, perché diciamo che è in espansione. Ecco, noi siamo un po' i pionieri di questa di questo tra virgolette nuovo modo di concepire il movimento e l'allenamento. E devo dire che abbiamo un'ottima adesione soprattutto dei bambini, perché come voi sapete i bambini non riescono a stare fermi, quindi quello che fanno di solito è essere carichi di energie e aver voglia insomma di utilizzarle in tutti i modi possibili. A tutti sarà capitato di avere un figlio che si arrampica sul tavolo, sulla sedia, su un albero, insomma. Certo, è un istinto naturale quello di muoversi esplorando l'ambiente. Ecco, che succede? Da piccoli si utilizzano anche i parchi giochi, no? Per sperimentare, appendersi, saltare da un punto a un altro, provare a saltare lontani, appunto arrampicarsi, correre. Poi a un certo punto si smette, insomma, o si viene indirizzati verso uno sport specifico che richiede una performance specifica, che va ad utilizzare, diciamo, un determinato schema di movimenti e lo porta all'estremo, no? Ogni disciplina ha le sue regole e quindi bisogna rispettarle. Invece il parkour è praticamente l'espressione massima del proprio corpo, della propria attitudine con l'ambiente. Noi quello che facciamo è innanzitutto cercare di riabilitare un po'. Paolo, però scusami, sì, se ti interrompo, sì, c'è un'età limite per la pratica del parkour? Perché è chiaro che parliamo di giovani, di ragazzi, però diciamo si può andare anche un po' in là con l'età. Scusami questa interruzione, anche per far capire insomma l'età media di chi pratica questa affascinante disciplina.
Ma sei interessato, Paolo? Vuoi provare per No, caso? io ho già dato, non potrei. Ok. No, guarda, teoricamente non c'è un'età limite. Ti dico che in altre nazioni, ad esempio, io ho studiato per diversi mesi a Londra, tutto il metodo sportivo, di educazione sportiva che hanno lì, e lì fanno dei corsi anche per anziani, quindi addirittura persone insomma in età pensionabile ed oltre che praticano parkour. Semplicemente, come ti dicevo, il parkour è una scoperta del proprio corpo rispetto all'ambiente, quindi Ovviamente è proporzionato alle proprie forze, alla propria età. È chiaro certo, è che certo. chi ha 20 anni non fa le stesse cose di un ex ragazzo, chiamiamolo così, di un atleta che fa parkour a 60 anni. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che in età avanzata, magari si lavora molto sull'equilibrio, poi sul mantenimento, insomma, delle capacità motorie, quello è importante. Un ragazzino magari è al picco della sua performance sportiva e quindi può imparare, salti mortali, acrobazie, insomma, può avere una performance chiaramente diversa. Il bello del parkour è che in base all'età cambia la motivazione per il quale lo si pratica. Quindi questo è lo. Comunque, se vuoi venire, sei il benvenuto, te la Va faccio bene, provare. allora Tu e ci Alberto, posso anche, Paolo. ci potrei pensare. Paolo, a tal proposito, tu parlavi anche di questa giusta differenziazione a seconda dell'età, ma c'è un abbigliamento particolare, diciamo, da utilizzare quando si fa parkour oppure Allora, abbigliamento WISP è il migliore. no? No, sto E scherzando. quello, su quello non ci piove. L'abbigliamento, diciamo che va bene un po' tutto perché sia un abbigliamento ginnico abbastanza elastico che permette insomma Occorrono di le scarpe da muoversi. tennis, credo che su questo ci sia poco da. Scarpe da ginnastica non troppo ammortizzate perché né troppo né poco, perché se le scarpe sono troppo ammortizzate non sentiamo il terreno, non si sente il terreno, di conseguenza non si impara ad avere la sensibilità giusta per poter, diciamo, attutire gli impatti, no? E la scarpa troppo sottile invece è l'opposto. Poi per il resto l'abbigliamento è una scelta personale, insomma, in base anche al brand magari che uno preferisce indossare, ecco, però non ci sono particolari requisiti da questo punto di vista qui. Allora Paolo, prima dicevi giustamente all'inizio di questa trasmissione che il parkour è fare attività fisica, insomma relazionarsi con il proprio corpo all'aria aperta e questo lo si può fare in primavera, in estate, anche in autunno, ma visto che ci avviamo lentamente verso la stagione un po' più fredda, voi praticate, immagino, il parkour non solo all'aperto, ma anche in palestre, diciamo, in luoghi al chiuso, immagino soprattutto nel periodo invernale quando fa più freddo. Allora, sì, questo dipende sicuramente dalle fasce d'età soprattutto, perché il bambino, diciamo che ha una bassa capacità di termoregolazione rispetto ad un adulto, di conseguenza un bambino di 6-7 anni è più difficile farlo stare all'aperto tutto l'anno, anche quando diciamo, la stagione diventa più impegnativa. Ecco. Allora, io ho parlato di tutto il discorso dell'utilizzo degli spazi urbani all'aperto, riappropriazione appunto del proprio corpo e della città. Però il parkour può essere fatto tranquillamente in palestra. Noi abbiamo ad esempio delle strutture dove andiamo a posizionare delle attrezzature nostre che puntano a ricreare degli spazi urbani, quindi ad esempio gli ostacoli di legno piuttosto che delle barre metalliche, insomma andiamo proprio a ricreare degli spazi urbani e ce li moduliamo a piacimento. Ma avete problemi di strutture, oppure diciamo avete trovato delle palestre, insomma diversi luoghi al chiuso dove potete praticare il parkour? C'è Allora, un questo periodo. problema di impiantistica oppure no per voi? Sì, io credo che il problema di impiantistica sia condiviso tra tutte le società e associazioni sportive che innanzitutto utilizzano delle strutture pubbliche, quindi comunali o provinciali, perché al momento c'è un disastro. Noi abbiamo un problema su Pescara principalmente, attualmente, soprattutto per quanto riguarda la fascia adulta, perché diciamo, per i bambini è più facile insomma, trovare degli spazi Certo. che possano. Noi abbiamo un approccio itinerante, nel senso che non abbiamo una struttura nostra, quindi fissa dove facciamo tutte le attività, ma ci appoggiamo ad altre palestre, insomma, per svolgerla. Attualmente, per i bambini, diciamo, facciamo l'attività al chiuso.
Per gli adulti invece l'attività la portiamo avanti all'aperto. Considera che negli ultimi 2 anni noi con i ragazzi adulti, perché ci sono ragazzi anche adolescenti, abbiamo fatto tutta l'attività all'aperto e siamo riusciti ad allenarci in tutte le modalità, diciamo, i vari colori, no? Arancione, giallo, tranne anche che in zona nel rossa. Periodo, anche nel periodo della pandemia, immagino, perché comunque si era all'aperto per quanto possibile. Insomma, voi da questo punto di vista avete avuto meno problemi a differenza di altri sport? Sì, qualcosa siamo riusciti a farla, mettiamola così, ecco, tranne in zona rossa, dove lì proprio certo, non si poteva uscire. Sì, esatto. E comunque, ricollegandomi alla domanda che hai fatto tu, allora c'è una frase, insomma, che io dico spesso, che non esiste buono cattivo tempo, ma esiste solo buono cattivo equipaggiamento, quindi è importante poi in base alla stagione chiaramente certo, che si va ad affrontare, essere vestiti in modo idoneo, perché ci si può allenare anche d'inverno all'aperto, poi tutte le altre attività come ad esempio il calcio. No, il calcio si fa all'aperto negli stadi, quindi insomma non è di certo la prima attività che si fa all'aperto anche in un periodo freddo, ecco. Allora Paolo, entriamo un po' più nel diciamo nel merito della vostra attività, perché tanti praticano parkour, credo che tanti altri questa sera, vedendo anche questa trasmissione, siano più che mai incuriositi da questa disciplina sportiva, da questo sport che si pratica principalmente all'aria aperta, ma non solo. E quindi io, come sempre facciamo in queste trasmissioni, visto che siamo nella parte finale di questo appuntamento, ti chiedo, prima all'inizio parlavi del fatto che voi svolgete principalmente la vostra attività tra Pescara e Lanciano e all'interno della WISP siete gli unici, diciamo, e tu sei non per niente il responsabile del settore parkour della WISP. Chi volesse avvicinarsi a questa attività, cosa deve fare? Se vogliamo dare qualche riferimento, qualche informazione affinché, insomma, chi fosse, ecco, vedi, tu sei già preparato, insomma, dacci qualche notizia di servizio, come diciamo sempre in questi casi. Sì, allora la nostra società sportiva si chiama Open Move, basta visitare il sito, ottimo, il sito openmove.it, www.openmove.it, per avere tutti i nostri riferimenti social, e da lì insomma ci potete contattare per venire a provare un allenamento e diciamo smentire tutti i luoghi comuni sul parkour, quindi qualunque idea voi abbiate sul parkour negativa si può smentire e potete insomma provare voi per poi giudicare, ecco, quindi non fidarvi magari di delle voci, ecco. Io invito tutti a fare una prova, almeno io sono di questa opinione, le cose vanno provate, poi ci sono molte anche ragazze, bambine, ragazze, donne che praticano parkour, perché diciamo dall'esterno potrebbe sembrare, correggimi se sbaglio, uno sport un po' più maschile che femminile, ma in realtà poi immagino che non sia così. Infatti, allora, al momento la partecipazione maggiore è da parte di un pubblico maschile. Le ragazze ci sono, sia bambine che adulte, però sono in netta minoranza rispetto agli uomini. E adesso faccio anche un appello, invito le ragazze a venire a provare, perché non c'è nessun limite, insomma, non c'è un motivo reale per cui gli uomini possono praticarlo e le ragazze no. Quindi io invito tutte le ragazze ad andare sul sito, contattarci e fare una bella prova di parkour, magari potete trovare un'attività che insomma vi appassiona e vi fa insomma riscoprire alcune capacità latenti, ecco, mettiamola così. Anche perché Paolo, siamo quasi in conclusione, è uno sport che costa molto poco, perché insomma non c'è bisogno di un grandissimo abbigliamento, non c'è bisogno di attrezzi costosi, insomma è anche uno sport che fa bene, si tiene, si svolge soprattutto all'aria aperta e costa anche poco praticarlo. Assolutamente sì, svolto all'aria aperta diciamo che va a sposarsi insomma con il trend del momento, che è quello di rivalutare appunto gli spazi pubblici che la propria città offre, no? Perché adesso tutti con la pandemia insomma tutti si sono abituati ad uscire insomma ed allenarsi in giro, quindi esatto. Quindi
Praticate parkour, mi raccomando, questa è la raccomandazione che insomma da questa sera arriva dai nostri studi. Io Paolo ti ringrazio, siamo in conclusione, grazie davvero per averci fatto conoscere questo mondo del parkour, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, abbiamo dato anche i riferimenti per chi insomma volesse avvicinarsi alla vostra disciplina, io ti ringrazio, grazie dunque a Paolo Cipolla, responsabile del settore parkour della WISP Abruzzo e Molise, grazie Paolo per aver accolto il nostro invito, appuntamento ai prossimi avvenimenti, perché no, con le nostre telecamere cercheremo di venire a seguire anche qualche evento di parkour. Io ti ringrazio e buona serata. Grazie a voi. Grazie a Paolo Cipolla, grazie a voi per averci seguito, appuntamento con le prossime edizioni di WISP Sport per Tutti. Buona serata. Audio Jungle. Audio Jungle.